Viaggio nella San Fruttuoso della kickboxing con il team Marnica, tantissimi ragazzi, giovani, anche un pochino più grandicelli, e allora vogliamo subito sapere che 2017 è stato. È stato un 2017 favoloso quest'anno. Su 6 atleti che mi ha portato ai finali dei campioni italiani, ho fatto 5 primi e un secondo, quindi il risultato è stato ottimo a livello, diciamo, quasi professionistico. A livello bambini stiamo costruendo un bel parco bambini che naturalmente poi col tempo daranno i loro frutti anche per i risultati che ci serviranno. Siete una fonte inesauribile anche per la nazionale, da Nicole Marangoni in giù, portate tanti atleti in azzurro, c'è un po' d'orgoglio? Beh, certo ragazzi, non è una cosa facile. Abbiamo dei ragazzi che sono stupendi, abbiamo 3 titolari della nazionale italiana e non è poco, specialmente qua a Genova, che è uno sport dove viene praticato da molti, ma diciamo che come risultati noi siamo veramente soddisfatti quest'anno. Volevo congratularmi col mio team, cioè non solo gli atleti ma anche il team che lavora con me, da Cristian Papa, Giovanni Susino e altri tecnici che lavorano con noi, perché da solo sarei stato capace di portare la scuola a questi livelli qua. Per quello che riguarda invece l'insegnamento, consideri che noi arriviamo dalle arti marziali, quindi la nostra scuola fondamentalmente nasce da una scuola di arti marziali e viene poi inserita la kickboxing, quindi diciamo che la tradizione è marziale. L'insegnamento prima di tutto è rispetto sull'individuo, rispetto delle cose che oggi un po' si sono un po' perse. La palestra poi insegna proprio queste cose qua, il rispetto delle persone, la preparazione fisica, tutto quello che poi concerne poi nella vita normale, che poi si va a portare nella vita normale, tutto lì. Team Marnica è a San Fruttuoso, è in via Manuzio ed è aperta a tutti. Quando si può iniziare con la kickboxing? Ma per i bambini all'età sono 6 anni, quindi dai 6 anni fino ai, diciamo, 60. Si può fare per tutti, non è un grosso problema per noi. Lo sport per tutti, dai più grandi ai più piccoli, e diciamolo subito, il rispetto dell'avversario è uno dei valori importanti, perché è uno sport di contatto e quindi bisogna sempre avere chiaro tutto, chiare tutte le regole, chiare qual è l'impegno nei confronti di se stessi ma anche nei confronti dell'altro. Assolutamente sì, perché poi consideriamo che la maggior parte delle persone che si avvicinano a questo sport, diciamo a livello dei bambini, molta gente è un po' incredula su quello che realmente è questo sport qua. Pensano che la kickboxing inizialmente sia uno sport violento, errore, sbagliatissimo. È uno sport di educazione, di insegnamento, specialmente per i bambini che oggi hanno bisogno anche di queste piccole cose che sono un po' smarrite. Niente, io spero che la gente capisca che è un'arte marziale più che una, come si dice, calci e pugni, come dicono in giro, capisci? È la cosa più sbagliata che ci sia questa. Comunque chi poi ne dà atto è il valore che abbiamo qua all'interno della palestra, dove abbiamo tantissimi bambini e tanti genitori che sono il nostro fulcro. Che cosa fa un bambino appena entra nella palestra del Team Marnica e poi come lo fate crescere piano piano? Ma principalmente gioca, perché un bambino di 6 anni non bisogna dargli troppe pressioni, no? C'è l'educazione, l'insegnamento del saluto, il rispetto dei compagni, il rispetto della cintura, è quello che poi fa andare avanti questo progetto dei bambini legato alle cinture. Le cinture sono importanti perché danno un valore alla persona che ha questa cintura addosso, quindi alle varie cinture. Allora maestro, non ci resta che dare l'appuntamento. Dov'è il Team Marnica? Dove vi si può trovare? Da che ora a che ora? Insomma, raccontaci tutto per chi ci sta seguendo. Certo, noi siamo il lunedì, il martedì e il giovedì. Per quello che riguarda i bambini, dalle 18 alle 19 facciamo queste 3 ore. Per gli adulti invece facciamo dalle 19.30 alle 21.30. Per gli adulti facciamo quasi 4 volte la settimana, perché ci sono anche gli agonisti. Basta, siamo qua in via Aldo Manuzio dalle suore francescane, veniteci a trovare, noi siamo qua per voi. Nicole Marangoni, un 2017 che rimane di altissimo livello, non solo per il titolo italiano, perché hai approcciato al mondiale senior, diciamo che il sorteggio non ti ha troppo aiutato subito contro la campionessa del mondo, che bilancio trai da quest'anno? Allora, è stato sicuramente un anno pieno di soddisfazioni, perché è stato il primo anno comunque che ho raggiunto la nazionale senior, che è la nazionale più importante a cui tutti ambiscono.
c'è ancora l'amaro in bocca comunque di aver perso un mondiale senza essere arrivata a medaglia per la prima volta, nonostante comunque una preparazione fatta benissimo, alimentazione fatta bene, quindi ci siamo arrivati veramente al top della forma. Purtroppo è andata come è andata, ha perso di poco, però c'è ancora tanto da lavorare ovviamente. È stato un complesso un anno in cui sono riuscita a vincere la Coppa del Mondo, che ovviamente non è come un mondiale, però il livello comunque era alto anche lì. È stato un anno pieno di attività, sia a livello nazionale che internazionale, quindi un buon anno tutto sommato. Per il 2018 cosa ti aspetti? Sicuramente quello di tornare in nazionale, ce la metterò tutta, stiamo lavorando una nuova preparazione e puntiamo ovviamente a vincere anche quest'anno il titolo italiano per entrare sempre nella nazionale maggiore e andare a fare quest'anno gli europei che saranno a Bratislava. Una lunga storia d'amore con la kickboxing, sei entrata in palestra giovanissima, 5 anni grazie a papà, e poi cosa è successo, com'è scattato l'amore? Sì, è uno sport che ormai porto nel cuore praticamente da quando sono nata, sono cresciuta in palestra e definisco sempre la palestra e i miei compagni una seconda famiglia, perché passo praticamente più tempo qua che a casa mia, perché tra università e palestra sono praticamente sempre fuori. È una passione che deve prenderti sicuramente, perché non è uno sport facile, è fatto sicuramente di tanti sacrifici che man mano che vanno avanti sono sempre più grossi, e comunque riuscire a incastrare tutti i vari impegni è difficile, però se ti piace, se comunque hai le soddisfazioni, sono sacrifici che fai e la passione sicuramente è determinante per questo sport. La passione si vede anche quando sei in palestra, magari non tocca a te, sei in mezzo ai ragazzi più giovani, ce ne sono tanti qui grazie al Team Marnica, alla sua attività. Ti senti un po' un esempio per i più piccoli? Sì, mi sento sempre un sacco di responsabilità addosso, perché devi sempre comunque essere piena di energie, devi sempre far vedere agli altri cose, devi sempre tenerti aggiornata per imparare, comunque non rimanere mai indietro. Quindi sì, tante responsabilità, però comunque le soddisfazioni ci sono anche da parte dei più piccoli che stanno crescendo, quindi mi sento ovviamente ripagata, diciamo, di tutti i sacrifici che ho fatto. A tutti i ragazzi che vedi entrare in palestra, qual è la prima cosa che dici a proposito della kickboxing? Che sicuramente le strade sono due, o ti appassioni o questo sport lo puoi fare per divertimento, però sicuramente è uno sport che ti forma caratterialmente. Quindi la kickboxing ti serve veramente tanto a crescere a livello personale, a livello caratteriale. È forse la cosa più importante di questo sport. Hai mai avuto paura? In gara sì, però ormai diciamo che la so gestire. Con l'esperienza si acquisiscono tante consapevolezze e saper gestire le proprie paure, i propri sentimenti fa parte anche di questo sport. Alessia, due volte campionessa italiana, vice campione del mondo, partiamo da un pochino più indietro, come è iniziata la tua passione per questo sport? La mia passione è iniziata quando avevo 6 anni, che sono entrata in questa palestra con la disciplina di Jiu-Jitsu, e dopo ci siamo trasformati e ho continuato a frequentare questa palestra perché comunque è uno sport che per me mi si addice, e perché voglio, ha molto carattere e comunque mi piace questo sport. Abbiamo detto 2 titoli italiani, un argento a livello mondiale, la gara più bella della tua vita? Sicuramente questo mondiale mi ha comunque colpito molto, perché è stata la mia prima esperienza, che è avvenuta l'anno scorso, dove sono arrivata seconda, che comunque un ottimo traguardo, perché all'età di 15 anni non pensavo mai di arrivare a questi livelli. Sei giovanissima, la prossima volta ci si riprova. Che cosa ti è mancato per arrivare fino al tetto del mondo? Sicuramente la lucidità, e comunque anche avevo un po' di ansia, perché è normale. Comunque eravamo anche in molti, a frequentare eravamo 13 persone e ce l'ho messa tutta, però ovviamente la lucidità e comunque la rapidità delle azioni mi è un po' mancata. Quindi che cosa bisogna migliorare per arrivare lassù? Sicuramente avere meno ansia e fare ancora meglio la preparazione, che comunque quest'anno è andata anche molto bene perché ho degli maestri veramente bravi, e sicuramente devo migliorare di testa.
Ci sono tanti ragazzi, ragazzi e ragazze giovani qui in palestra. Ti senti un po' un punto d'arrivo per loro? Ti guardano con gli occhi che luccicano, insomma, abbiamo visto prima in allenamento, fai cose straordinarie, a velocità straordinaria, e tanti ragazzi ti guardano con l'ammirazione di dire: ma ci arriverò anch'io? Sì, anche per me è stato un po', ho avuto anche questa situazione, perché comunque vedendo ormai i miei maestri, comunque anche Nicole Marangoni che mi ha allenata lei quest'estate, comunque la vedevo anch'io con occhi veramente straordinari, perché voleva arrivare ai suoi livelli e ci sono quasi arrivata. E per chi non è ancora messo piede in questa o in altre palestre, perché consiglieresti il tuo sport, la tua disciplina? Io direi di venire qua, perché comunque è un'ottima palestra, insegnano bene e se hai passione per questo sport lo continui per tanto tempo e riesci ad arrivare a buoni risultati se ti impegni. Andrea, un 2017 da incorniciare, è arrivato il titolo italiano, che emozione è stata? Allora, l'emozione per il titolo italiano è stata fortissima. Però io già ad inizio stagione partivo con un obiettivo ben diverso, che era di portare una medaglia al mondiale che si è tenuta a Budapest ai primi di novembre, e purtroppo questa soddisfazione non è arrivata perché ho perso al primo incontro con un ragazzo ucraino. Come si reagisce a questa sconfitta? Io la sconfitta mi è rimasta qua, nel senso che adesso sono ulteriormente motivato ad allenarmi ancora di più, perché è una soddisfazione che mi voglio togliere, di portare una medaglia a una manifestazione internazionale di questi livelli, e quindi lavorerò ancora più duramente per cercare l'obiettivo che mi ero prefissato. Quando e perché hai iniziato? Io praticavo da ragazzino un altro sport, che era, facevo vela. Nel 2009 mi sono avvicinato alla kickboxing come preparazione atletica all'altro sport che praticavo, però come ho iniziato questo sport è proprio nato un amore in questo sport e ho deciso di praticarmi unicamente a questo. È scoccata la scintilla con uno sport duro in cui ci vuole molta disciplina, ma perché lo consiglieresti ad amici, a magari anche a ragazzini più piccoli? Allora, sicuramente uno sport che ti fa sfogare tanto, quindi se hai fatto una giornata di studio, una giornata di lavoro, che sei stressato, vai in palestra, scarichi tutte le tensioni della giornata e quindi ti rilassi. E poi il contatto fisico ti permette di confrontarti con un avversario e quindi c'è questo rapporto contro un'altra persona che è da provare, un'emozione da provare. A differenza del calciatore che magari gioca una partita, segna un gol, ok, però è comunque la squadra che vince. Quando fai uno sport così solitario, un'arte marziale dove devi essere disciplinato, è comunque una vittoria che hai soltanto tu. Che cosa deve avere un buon atleta di kickboxing? Che cosa vale di più quando sei di fronte al tuo avversario? Beh, sostanzialmente deve avere tre cose: preparazione atletica, preparazione tecnica e un buon livello mentale. Se un atleta ha tutti e tre questi parametri, allora è in grado di vincere qualsiasi sfida.